qui in Piazza Varchi con i ristoratori Toscana e le partite IVA della provincia. E perché siete qui? Oggi siamo qui in piazza Montevarchi, nella piazza del municipio, in attesa della presenza anche del sindaco, che assai Silvia, che ci ha onorato, comunque invitato e ha sposato la nostra causa, per manifestare, per contestare quelli che sono degli abusi, delle violenze che le partite IVA, i ristoratori, i commercianti, artigiani hanno in questi 2 mesi e più subito ingiustamente e sono stati illusi di attendere, siamo stati chiusi in casa con l'attesa appunto che arrivassero delle risposte e fisicamente i denari promessi, non che li pretendevamo, ma il fatto di essere chiusi in casa senza battere cassa neanche un giorno per circa 70 giorni ci ha procurato una emorragia economica spaventosa dove non possiamo più recuperare e riprenderci. Io sono Massimo Gervasi dell'Associazione Partite IVA Toscana, rappresento tutta la Toscana oggi qui come l'ho fatto in molte altre città della regione. Noi invece ristoratori Toscana siamo qui per, oltre come ristoratori Toscana, siamo anche da supporto a partite IVA, perché signori basta, veramente è il caso di dire basta, siamo stanchi, siamo stufi, il decreto c'è, non c'è, le leggi ci sono, non ci sono, le regole sono impensabili, sono inattuabili, sono soprattutto soggettive e non oggettive, viene a libera interpretazione, viene un controllo, non si sa cosa succede, basta, siamo stanchi, non abbiamo avuto niente e non è soltanto per noi, ma c'è tutta la filiera, avremo fra poco gente per strada, già ce n'è tanta, ma ce ne sarà ancora di più, perché noi non possiamo assumere, non possiamo, licenzieremo quelli che abbiamo. Allora siamo per il suolo pubblico ci deve essere garantito un po' per tutti, perché altrimenti c'è disparità. E poi sotto quali condizioni? Perché per il suolo pubblico dovremmo investire altro? Cosa si farà? Investiamo sul suolo pubblico, investiamo con attrezzature e poi chi ci ripaga? Dove prendiamo questi soldi? A parte tutte le onoranze, gli affitti. Pensate a tutti gli affitti che si sono accumulati, non abbiamo potuto pagare. Il credito d'imposta, ma cosa ne facciamo? Noi vogliamo i contanti, i soldi da dare al proprietario, ma le bollette, abbiamo bollette da pagare, abbiamo accumulato in questi mesi soldi e tanto sarà per il futuro, la gente oggi ha paura, noi facciamo convivio, non siamo un bene di prima necessità, ma siamo un bene di convivio, per cui abbiamo bisogno che le regole siano chiare, certe e soprattutto questo terrorismo che è stato fatto mediatico anche nei confronti dei ristoratori, nei confronti di tutti, deve smettere, deve basta, perché altrimenti noi chiudiamo, signori, non ce n'è per nessuno, siamo tutti per strada, chiediamo il sussidio, chiediamo il reddito di cittadinanza e si frega chi resta. Poi vediamo lo Stato cosa fa. Noi ci stiamo battendo per lavorare, per pagare le tasse, ma è possibile che noi dobbiamo batterci per pagare le tasse? Dobbiamo dire sì, vogliamo pagare, vogliamo andare avanti, vogliamo aprire, vogliamo produrre reddito. Dobbiamo batterci per questo. È lo Stato che dovrebbe chiederci di farlo. Lo Stato che dovrebbe dire, ecco signori, vi aiutiamo a produrre reddito e non ad essere un peso per la società. Questo è.